Ciao a tutti, finita Aurora Pordenone Cosenza col parziale di 1 a 1. Io devo cercare di trattenermi perché oggi potrei fare peggio del Voltre di ieri, ma voglio lasciargli il primato questo fine settimana, quindi devo contenermi. Molto probabilmente chiamerò, intitolerò questo video Scitum Croce e Delizia, perché croce nel vero senso della parola, con quell'intervento scellerato nel primo tempo che concede il rigore al Pordenone, sacrosanto, delizia per il signor gol, ecco, forse non ho visto gli altri gol ovviamente, però credo che si candiderà facilmente al gol della giornata, ma poco cambia. Un punto per muovere la classifica. Torniamo a far punti dopo la partita di Parma. Lo stiamo facendo a mente il conto delle partite, ma evitiamo. Dopo la partita di Parma, torniamo a far punti. Sempre trasferte. Perché in casa non si vince più, ricordiamolo. E la prima dei ritorni di Occhiuzzi, come la potrei definire? Luci e ombre. Anzi, più ombre che luci, perché ovviamente un allenatore in 3 giorni, in 4 giorni non può stravolgere l'idea tattica di una squadra, essendo che molti di quelli che oggi ha messo in campo lui non li aveva a disposizione l'anno scorso. Appannatissimi, Gori, Caso, Millico ci ha provato, soprattutto all'ultimo, con un intervento che ha esaltato Perisan, ma diciamo anche lui. Poco, 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 poco. Il tridente è rimandato. Rimandato nella speranza che col lavorare in settimana almeno possa migliorare qualcosa. Centrocampo con Palmiero anche oggi appannatissimo. Carraro oggi un pochettino più no che sì. Sì, tu mi hai detto croce e delizia. E arriviamo al punto dolente. Sarebbero due, però è quel ruolo il punto dolente. Andiamo avanti. Javan Anderson. Javan, stai giocando da quasi più di un mese. La mia domanda è una. Riprendo le parole del Voltre che dice su Giglione. Ma hai paura di giocare a pallone? Hai paura di giocare a pallone? No, perché io non me lo spiego. Non salti l'uomo manco per sbaglio. E ti abbiamo preso per questo. Prendi un giallo inutile. Perché prendi un giallo inutile. E al 45esimo, Occhiuzzi gioca la carta Jolly. Il suo Jolly. Perché gli leggevo sotto un post di una pagina meme su Cosenza. Se Corsi non fa 45 minuti, non è Occhiuzzi. 45esimo, entra Corsi. Una sentenza, una sentenza. E anche lì il capitano ha iniziato malissimo, finendo in crescendo. Come diciamo quasi tutti i subentrati, ecco. Quasi tutti i subentrati perché Pandolfi, a parte il secondo giallo guadagnato su Barison, non è che abbia fatto chissà che cosa. Non è che abbia fatto chissà che cosa. L'introduco già ora il discorso a metà video, così nel caso qualcuno si lamenterà del gol del Cosenza propiziato molto probabilmente da un fuorigioco. Io dico che non ho capito l'arbitro che cosa ci ha visto oggi perché ha tirato fuori dei cartellini senza un fottuto senso. Quindi possiamo dire di essere stati avvantaggiati oggi? Molto probabilmente sì, da un arbitraggio che, ripeto, non ci ha capito una mazza né da un verso né dall'altro perché ha ammonito a cazzo di cane. Noi siamo trovati con tutti e tre i centrali ammoniti dopo 15 minuti. Uno per. Ok, diciamo che Tiritiello ci può stare. È ok. Rigione, vabbè, fallo al limite, punizione, vabbè, ma quella di Venturi, prendo Venturi come esempio, ma che ca' Belindi ammonizione era? Che Belindi ammonizione era? Chiudiamo, capito, difesa, vai sana e torna prima che puoi,
Non mi frega niente, devi tornare perché dietro io ho paura. Io ho paura a vederli giocare quei tre dietro. Rigione senza di te è morto. Non sta perdendo l'abusso. Piacevole sorpresa, ma Matosevic un po' in porta sul rigore. I rigori li devi indovinare, quindi non metto bocca. Per il resto, una prestazione ordinata. Diciamo che mi ricorda un po' Falcone che coi piedi non sa giocare. Ricordo, ho detto, non assomiglia a Falcone, non mi aggredite. Ricorda Falcone, ma coi piedi non è molto bravo. Per il resto, partita ordinata, non ha avuto un paio di interventi, una traversa del Pordenone e poi ha avuto subito l'istinto di rialzarsi e ribloccare il pallone, ma il Pordenone non ha fatto chissà che cosa, con 1-0 si è chiuso, quindi anche il Pordenone stesso ha avuto una prestazione, al mio punto di vista, se questo è quel loro come giocano tutto l'anno, dico alzo le mani, ok, hanno rispettato l'imprinting dell'allenatore di Tedino. Però altrimenti alzo le mani e dico, ma che abbiamo fatto a pareggiare con questi, stavamo pure perdendo. Se non fosse stato per Barison che si è preso due gialli in 5 minuti, si è fatto buttare fuori. Cioè, voglio lanciare un appello. Voglio lanciare un appello. Ma al posto di mettere Corsi, non potevi mettere Florenzi prima? Ha fatto più Florenzi in 25-30 minuti che Javan Anderson in 45 e Corsi in altrettanti 45. Poi all'ultimo diciamo ha fatto dei cambi più esterni. C'erano tra poco, c'erano 50 esterni in campo. Sì, al posto di Situm. Ha messo un altro esterno in più che era appunto Florenzi. Buttami in mezzo. A una certa non ho capito se stavamo giocando col 3-5-2, col 3-4-2-1, a una certa ho visto dietro giocare a 4, non ci ho capito una mazza, mi sono perso, per provare a vincerlo ha messo gente a cazzo tranne Christoffersen. Cristo, perdonaci perché noi non capiamo le tue doti, altrimenti tu oggi avresti giocato e ci avresti portato la vittoria. Non è affatto vero, però diamo questo beneficio del dubbio. Partite cercando di tornare seri se è possibile, perché devo cercare di sdrammatizzare, perché oggi dopo i primi 45 minuti ho mangiato un pacco intero di biscotti e credo che questo non faccia bene alla mia salute psicofisica più che altro. E per il resto, un punto, prendi un punto in un campo dove l'anno scorso avevi pianto tanto, ma oggi hai rischiato di piangere altrettanto. Soltanto che il Pordenone non è una squadra, dal mio punto di vista, cioè è un bel gruppo, ok, però mezza occasione, un rigore che Situm ha regalato e si è trovato sotto, altrimenti sarebbe andato all'intervallo 0-0. Niente, ormai è diventato uno strazio, cioè parlando con Volter ieri per il Genoa era diventato uno strazio la situazione, perché tu ok allunghi, prendi un altro punto, quando non vinci Braglia diceva sempre meglio pareggiare che perdere. Sto guardando la Fiorentina ora, l'intervallo, l'italiano dice sempre, il pareggio è una sconfitta. Io sinceramente, come filosofia di vita, io non so a chi appellarmi, perché tu questa oggi la dovevi vincere, la dovevi vincere, ripetendo, facendo una chiusa. Occhiuzzi, sinceramente, cosa gli vuoi dire? È arrivato a 4 giorni. Martedì, sono partiti giovedì sera, sono arrivati venerdì mattina, credo, a Pordenone, quindi più o meno avrà avuto 3 giorni per lavorare sulla squadra e ha dovuto preparare una partita. Sperando, almeno ha fatto un punto, mi verrebbe da dire. L'importante in questo momento sono i punti. Vedremo alla lunga. Vi saluto. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, se vi va, un'iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, da Trattoria Sportiva.